In nomine Patris et Filii e Spiritus Sancti. Amen. Sia lodato Gesù Cristo. Carissimi fedeli, oggi continuo il discorso sui paramenti liturgici e sottolineiamo quelle che sono le differenze con i modelli antichi dei romani. Sappiamo che l'abbigliamento liturgico ha origine dall'abito dei funzionari dell'impero romano del IV secolo. Là vengono fissati grosso modo i paramenti liturgici. Però nei secoli avvennero delle differenziazioni da quell'antico modello. In modo particolare le vediamo già nel manipolo, che non è più una pezzuola di stoffa tenuta nella mano, come suggerisce la parola manipolo, ma diventa una piccola stola appoggiata all'avambraccio, che riporta ovviamente, come del resto anche gli altri indumenti, perdono i riferimenti all'arte classica romana e assumono invece le decorazioni dei simboli religiosi cristiani, specialmente la croce, l'agnello e altri simboli religiosi eucaristici soprattutto. E quindi il manipolo, la stola anch'essa subisce un cambiamento, specialmente nel modo di indossarla, non è più lasciata cadere sul petto, ma incrociata sul petto, appunto a mo' di croce, deve ricordare la croce. La pianeta è quella che subisce più cambiamenti. Ho già detto la volta scorsa che per motivi pratici, per poter celebrare bene e esprimere bene i gesti liturgici, la pianeta viene accorciata perché era un mantello che arrivava fino ai piedi, un mantello anche pesante, viene accorciata e viene anche aperta ai lati, nei fianchi. E anche questa riccamente ricamata e tessuta, eccetera. E per quanto riguarda la pianeta, diciamo che il sacerdote, indossandola, è invitato a recitare questa preghiera: Signore, che hai detto il mio giogo è soave e il mio peso leggero, fa che io riesca a portarlo sino a meritare la tua grazia. Amen. In questa preghiera capiamo che la pianeta, da semplice mantello da viaggio qual era nell'epoca romana, diventa il simbolo del giogo del Signore, della croce da portare. E il mio carico leggero, il mio giogo è soave, diceva Gesù nel Vangelo. Certamente quella croce che ogni cristiano deve portare alla sequela di Cristo, ma specialmente per il sacerdote, la croce, il giogo, è quello dell'essere pastore delle anime e di portare le sue sofferenze e tutto il suo, diciamo, cuore, il suo vissuto nella celebrazione del sacrificio di Cristo. Naturalmente, se un sacerdote non vive questa dimensione pastorale, effettivamente, la pianeta diventa una ipocrisia, specialmente poi quando si sottolinea troppo l'aspetto esteriore a scapito di quello che un sacerdote dovrebbe essere nella sua essenza. Un altro particolare che riguarda la pianeta è il famoso sollevamento della pianeta durante la consacrazione. Voi avrete notato che i chierici sollevano il lembo posteriore della pianeta mentre il sacerdote innalza e ostenta prima l'ostia, poi il calice. Perché fanno questo? Il gesto del sollevamento della pianeta è un gesto che ha origini molto antiche ed è molto pratico.
Vi ho già detto che la pianeta era un mantello che arrivava fino ai piedi ed era di lana, quindi molto pesante. Nel sollevamento dell'ostia, che viene sollevata con l'estremità delle dita e anche del calice, col pericolo appunto di rovesciare il preziosissimo contenuto sull'altare, era necessario l'aiuto dei chierici che sollevassero, quindi in qualche modo alleggerissero il peso della pianeta stessa. Il gesto poi venne mantenuto anche in seguito, quando la pianeta era già corta. Perché? Perché se voi notate, è un gesto che aiuta ad orientare l'attenzione delle persone quell'ostia e su quel calice. Tutta la Chiesa in quel momento è assorta, gli sguardi, le anime sono orientate a quel calice che viene mostrato, ostentato in alto alla vista di tutta l'assemblea, di tutta la gente presente in Chiesa. Tutta la navata doveva guardare, fissare l'ostia e il calice. Allora quel gesto si era notato che aiutava ancora di più questo orientamento e l'adorazione dei fedeli. Quindi il gesto è stato mantenuto, anche se devo dire che è utile perché certe pianete sono effettivamente un po' pesanti e rigide, soprattutto sul collo. Pertanto non fa che aiutare certamente l'ostensione sia dell'ostia che del calice. Veniamo invece ai colori liturgici sui quali volevo soffermarmi in questo intervento. I colori liturgici cominciano a differenziarsi non subito, ma lungo i secoli. All'inizio il colore era il bianco della resurrezione, il bianco dell'agnello di Dio, il bianco della lana, perché era il tessuto più facilmente disponibile, anche se il bianco, con le tecniche di sbiancamento che allora erano conosciute, non era mai veramente bianco, ma parliamo di tonalità di grigio, anche molto grigio certe volte. L'altro colore che venne usato tra i primi fu il nero, anche questo con le tecniche di colorazione dei tessuti non era mai effettivamente, oppure poche volte era il nero cosiddetto atro, cioè nero nero. E spesso virava verso il viola, se non addirittura al violetto. Poi queste diverse gradazioni di nero venivano utilizzate volentieri perché sembravano particolari, interessanti nella liturgia. Il rosso si conosceva già nell'epoca imperiale, era il colore rosso-porpora, il colore delle alte cariche, specialmente dell'imperatore. Poi anche il verde, ecco. Però nei primi secoli usare un colore o un altro era a discrezione dei singoli sacerdoti oppure delle consuetudini locali e si legiferava molto raramente proprio per evitare semplicemente le stranezze, le stravaganze che potevano esulare dal fine della liturgia, dallo scopo della liturgia. Una vera e propria regolamentazione riguardo i colori cominciò ad esistere dal XII secolo. Allora i colori vennero distribuiti in base al calendario liturgico. Allora avremo il rosso il rosso che richiama lo Spirito Santo per la Pentecoste, l'ottava di Pentecoste, anche per gli Apostoli, il rosso che ricorda il sangue dei martiri per tutte le feste dei santi martiri. Poi avremo il
violetto nei tempi penitenziali, nelle vigilie e soprattutto Avvento, Quaresima. Il bianco in tutte le domeniche di Pasqua, nelle domeniche del tempo di Natale, dell'Epifania e nelle feste di tutti quei santi che non sono martiri. Poi il nero nelle messe per i defunti e nel Venerdì Santo. Il nero richiama il lutto. E il verde in tutte le altre domeniche dell'anno. Poi a questi colori, diciamo, fondamentali si sono aggiunti anche dei colori, altri colori, ad esempio il dorato, l'oro, il giallo-oro, che fu molto di moda, diciamo, nel barocco, si realizzarono delle cose molto, molto belle e raffinate, ma già nei primi secoli il giallo-oro, ecco, poteva essere usato nelle solennità, specialmente la Pasqua, il Natale. Ancora il rosa anche questo ebbe una grande fortuna nel barocco e utilizzato nella terza domenica di Avvento, domenica in Gaudete, nella terza domenica di Quaresima, domenica in Letare. Anche l'argento viene usato nelle solennità, abbiamo detto quindi do l'oro, il rosa, l'altro colore importante è l'azzurro, il blu, che ebbe una grande fortuna nell'arte, diciamo, civile nel XIV secolo e cominciò ad essere diffuso in Spagna e Portogallo, specialmente per le feste mariane. Mentre in Italia, nel centro Europa, si preferiva comunque il bianco nelle feste mariane. Ecco, vedete, a seconda anche dello sviluppo delle tecniche di questi colori, i colori liturgici vennero differenziati. Bene, possiamo concludere dicendo che il sacerdote viene vestito nel modo migliore possibile e anche completamente escono fuori da questi vestiti giusto le mani consacrate e il volto e appunto per poter parlare ed esprimersi. Quindi il sacerdote nella celebrazione del rito antico non è più XY, cioè nome, cognome, Enrico Roncaglia, ma è il sacerdote che agisce in persona Cristi. Ecco perché questi abiti fatti nel modo migliore è Gesù Cristo che celebra nella liturgia antica e il sacerdote è colui che agisce nella persona di Cristo. Nel rito nuovo, invece, da Paolo VI in avanti, chi celebra non è il sacerdote, ma è l'assemblea, è il popolo. Il sacerdote è il presidente dell'assemblea. È un concetto completamente diverso, direi che è una dottrina diversa, una dottrina protestante ed eretica, che il Signore ha, diciamo, tollerato in questi anni in cui per noi è stato difficile comprendere il passaggio. Non ce ne eravamo così accorti. Oggi però non si può più, con la consapevolezza che abbiamo, anche di fronte agli esiti negativi a cui siamo giunti, non è più possibile. E sarebbe un peccato ritornare al rito di Paolo VI, un peccato molto grave. Sia lodato Gesù Cristo.